E la città che non ti aspetti, l'altra città fatta di degrado, disperazione, ricoveri di fortuna, senza tetto e senza meta, gente che sopravvive e non vive in condizioni disumane. Il comune di Pescara con gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato hanno attuato stamani dei sopralluoghi e dei blitz nelle strutture abbandonate di Pescara, l'ex mattatoio, l'area della vecchia Draga nei pressi del lungo fiume, l'ex FEA, l'ex ENAIP, dove sono state trovate anche persone accampate in condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza a dir poco precarie. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Noi lo abbiamo detto e lo ripetiamo, Pescara ha una rete di solidarietà incredibile formata da tante associazioni e da amministrazioni serie e concrete, quindi chi vuole usufruire di questa rete di protezione è bene accetto perché può tranquillamente vivere bene in una situazione di dignità, perché questo è il punto. Invece chi pensa di vivere nel degrado più assoluto, creando anche problemi ai cittadini con gesti inconsulti, o chi vuole spacciare droga nella nostra città, chi vuole vivere nella delinquenza, deve andare via. Questo deve capire. Noi continueremo con il nostro continuo contatto con la realtà che stiamo vivendo per fare in modo che si capisca chiaramente che a Pescara non c'è spazio per chi vuole delinquere, per chi vuole fare gesti fuori dal vivere civile. E ringrazio la Polizia di Stato, la Polizia Municipale, i Carabinieri, tutti quelli che in questi giorni stanno operando in maniera sinergica sul nostro territorio. E qui con la telecamera di Alberto Capo siamo all'ex mattatoio, vicino all'ospedale. C'è di tutto: coperte, vestiti, pentole, persino pesi per la palestra. La chiamano la villa perché qui vivono chissà in quanti e si sono attrezzati seppur in mezzo al degrado. Altro scenario lungo la Riviera Nord, l'ex ENAP, dove abbiamo incontrato, per così dire, un inquilino. Da che paese vieni? Io vengo dal Marocco, mi chiamo Mohamed. Da quanto tempo stai qui dentro? Dentro 6-7 mesi. Da quanto tempo sei invece in Italia? In Italia in totale 8 anni. Ma prima lavoravi? Sì, alle Marche. Alle Marche, sì. Ma come fate a vivere qui? Come fate? Non è facile, difficile. In particolare cosa sai fare? In particolare in Marocco sto impiegato. Molto spesso è come un cane che si morde la coda per via della burocrazia. Il maggiore Danilo Palestini, responsabile del gruppo intervento operativo nucleo antidegrado. Fino a quando non si risolve con un'attività, con un sistema che sia messo a rete, non si risolve il problema di questi siti che rappresentano il punto di raccolta di questi soggetti. Non è possibile dare una risposta diversa da quella dell'intervento per la verifica, lo sgombero nell'immediatezza o situazioni che comunque non portano a una definizione del problema. Intanto il sindaco Masci ha ribadito che l'ex ENAP sarà abbattuto a ottobre.